tutte e due dovremmo stare a questo fatto di dover scrivere prima, cioè io con Simona, dopo aver scritto, dopo che Simona con Canziano aveva scritto le scene, io mi dovevo immaginare quanto sarebbe durata quella scena. Cioè questo pezzo che abbiamo sentito sono loro che suonano al concerto. Due ragazzi, lui e lei, innamorati persi, fanno questo concerto molto importante e significativo anche per la comunità ebraica. Beh, perché non esiste un concerto fruibile, naturalmente, gli ebrei anche in suonare, non solo in suonare, di vivere quella realtà, la musica. Contestualmente sta per scattare una retata dei nazisti e contestualmente finalmente il fratello, l'altro fratello, capisce che il musicista è suo fratello, quindi vuol dire, e capisce che sta per essere, sta per scattare questa retata. Quindi ci sono tre sequenze in parallelo che vanno avanti e che devono accompagnare con la musica, devono accompagnare musicalmente. Quindi decide che quel pezzo di musica doveva durare, tutta la sequenza doveva durare 3 minuti e mezzo, decidere che i primi 20 secondi erano dedicati a loro che iniziavano a suonare, gli altri 20 secondi erano dedicati ai artisti che cominciavano a salire su casa, insomma chiaramente è stata un'impresa, una sommessa. Il conflitto ambizioso. Io credo di sì, ma guarda, l'ultimo film è sempre quello più ambizioso, perché è sempre più difficile, perché uno non si mette veramente mai di imparare nelle bambini, invece di fare prototipi, no? Di fare macchine che non esistevano prima, quindi sì, certo, sono fatte di macchine, di assoluti, di buoni, però vuol dire quello. E quindi, però io penso che per certi versi è sicuramente più complesso. Ecco, dal punto di vista musicale è sicuramente più diversa. Dalle chiare di quando tu lavori con il mondo medico, devi dare un notare che sono diverso da quello musica. Molto reale. Convegno, naturalmente è provato con un film di Metro da Simona, tutto quello che ho detto, 7 anni dopo. Ne fate altri film? Io ho fatto una roba per la televisione, una roba per la televisione, senza una testa di scena, se potessi dire una roba per la televisione. In realtà erano due puntate molto belle sul Papa Francesco, sul Papa Morto, fatto con il Canale 5, con Papa Ossins, insomma, un bellissimo prodotto. Dopo le musiche di Elio, con le musiche di Elio. Ah, anche su questo? Anche su questo. E poi abbiamo fatto il film di Simona. No, e poi abbiamo fatto il programma della ferita e il momento della ferita. Nessuno, 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 io ho scelto anche, era un film, ma che forse non con il mio artista, con un momento, che cosa era, così che faceva lo chef. E dove c'era anche la sua canzone, una delle poche canzoni di cosa scritto che era sempre il comando. E quindi, insomma, per me è stata una grande avventura, perché era una conquista veramente facile per lui entrare nelle storie. Questo è quello che io ho parlato con tanti critici, anche di Donati, tra i nostri, e Guerra, grande, anche un grande musicista. Questo vuol dire che l'intimità di sé di Donati Domenico è anche la sua collaboratività, perché non era, diciamo così, non era il maestro sostituto, si era dato di forma prima, quindi ci potevamo dire le cose. E poi insomma io mi innamoravo della sua musica e guarda tantissimo al film romantico, non mi ha fatto tantissimo di film d'amore, questo era un film d'amore e una commedia anche drammatica, insomma ha fatto con tutte le guaccione e anche il capo, mi ricordo che eravamo in un'ora e a un certo punto che si doveva spiegare di una serie che sta studiando una lettera a qualcuno, una velocità supersonica, quindi invece stava studiando la musica. Quindi quando tu vedi che un grande maestro, vedendo le immagini che tu hai girato, con quella velocità si emoziona ed eseguisce la musica, veramente che devi un miracolo. Un linguaggio che io non ho, quindi magari l'ho saputo, un po' un regista che
e diciamo il direttore del caso da questo vittima, no? C'è un livello di problema del musicista sia l'ultimo che non è rimasto veramente. Il musicista che con la batteria fa crescere la musica oppure fa fermare il gruppo autorità per quello che io riconosco. E non credo che ci sia una un'arte più completa di questa, perché può vivere senza, tipo anche un oggi, se lo pensate, senza musica, purtroppo sono state divise le carte, non usano la musica, le registri, il corpo di registrazione, le altre cose, però io non riesco più a concepire la vita senza musica, senza la musica, appunto, come sono passate.